Settimane, tu e papà ve la caverete anche da soli. Sì, lo so che siamo in alta stagione, mamma. Sì, ma a dirmi hai bisogno di una vacanza sei stata tu. Certo che le prendo le ricevute. Bene, te ne voglio anch'io. Frank! Oh, oh, chiedo scusa. Tutto a posto, cucciolone. Sta calmo. È tutto ok. Stai bene, Mozart? Mozart? Sì, sai, il compositore. So chi è Mozart. Ah, certo, non ti offendere. Quella bestiaccia ti ha spaventata, vero? Frank non è una bestiaccia. Frank? Sai, Sinatra. Ah. Dunque, che altro... Scusami. Buona giornata. Altrettanto. Non sei una bestiaccia, vero Frank? No, non lo sei. Coraggio. Con wireless di bordo, elettrica, naturalmente. Se hai il tettuccio apribile, deve essere con filtro UVA sul lato interno. Un attimo, scusi. Amico, devi... Ehi, tesoro, sto noleggiando la macchina. Elettrica? Naturalmente. Filtro UVA? Guarda che ti ustioni. Beh, comunque non uscirò molto. Ho 2 settimane per la tesi. Che piacere sentirlo. Concentrati. Ti ricordo che papà le borse di studio non le concede a chi capita. Lo so. Lo farò, promesso. Ehi, ora attacco. Dopo chiama. Lo farò. Chia. Mo. La mia fidanzata. Era in ansia. Anch'io. Questo posto è davvero stupendo. Ci credo che adori viverci. Quando arrivi? Quanto tempo è che non ci vediamo? Dal giorno delle tue nozze, forse. Un anno? Che follia. Dobbiamo recuperare. Sì, lasciami arrivare a casa e poi usciamo, ok? Il primo giro lo offro io. Vuoi andare a bere? Dai, ti prego, non dirmi che sei così cambiata dal college. Ma te l'ho detto, c'è tanto da recuperare. A dopo. Ok, ci vediamo. A crederci, Frank. Questo posto è tutto nostro. Solo noi per 2 settimane. Serve la ricevuta? No, non serve. Ce l'ho fatta. Oh, wow! Che casa pazzesca, Frank, l'hai vista? Oh, mio Dio. Oh, cavolo, una vista da urlo! È meglio di come me l'aspettassi. Frank! Vieni qui! Frank! È bella numerosa questa famiglia. Carina. Cosa? Non rispecchia i tuoi standard? Ah, guarda, questa ti piace invece, eh? Sì. È quello di cui abbiamo bisogno.
In attesa che il vino si raffreddi, si va fuori a fare qualche scatto. Andiamo, Frank. Wow. Ok, Mozart. Per 2 settimane sarà casa nostra. Oh, che gesto carino. È anche buono. Merita un bicchiere più consono. Chiunque così. È proprio il mio problema. Allora, Mozart, la casa ti piace? Nella mia casa. Che ci fa il tuo gatto nella mia casa? Anzi, che ci fate nella mia casa? Per 2 settimane questa è casa mia. Tranquilla, ti porto al sicuro da quella bestiaccia. Guarda che lui ha un nome. Tutto a posto, non sei una bestiaccia, non lo sei. Tutto a posto, piccolo. Oh, ti prego, niente graffi, ti prego, niente graffi. Ci ho messo un anno intero a trovare quest'album. Non sai fare il download? È diverso, andiamo. Dovrei rimpiazzare il sole con una lampada. D'accordo. Vorresti dirmi cosa ci fate qui, tu e il tuo cane? Qui è dove trascorrerò le vacanze di primavera. Vedi? Ho compilato un questionario. Sono andata fuori col mio cane, rientro e bang! Qui chi ci trovo? Te che bevi il mio vino, l'ho comprato venendo qui. Credevo che fosse da parte dell'agenzia. Mm-mm. Ho compilato lo stesso questionario. Prenotazione oggi. Prenotazione oggi. È ovvio, hanno commesso uno sbaglio. È ovvio, sì, ma il questionario è così particolareggiato. Contempla ogni minimo dettaglio. Tipo colore preferito, cucina preferita, film preferito. Per la cucina cosa hai scritto? Italiana. Anche io. Film preferito? Casablanca. Anche io. Allora... sembrava che fosse una doppia prenotazione. La seconda ha cancellato la prima. Laura e Ailey. Come, scusa? Visto che siamo nella stessa barca, è meglio conoscere i nostri nomi. Oh. Il mio è Laura e Ailey. Il tuo qual è? Spencer Hopkins. Caro Spencer Hopkins, sembra che qui ci sia un problema. Ecco a te, Frank, specialità della casa. Oh, grandioso, l'agenzia ha risposto subito. Dunque, studieremo il problema e la terremo aggiornato. Ecco fatto, problema risolto. Sei troppo ottimista. Sono l'ottimismo in persona. È il tipo di email. Il sistema le manda di default. La mia non l'avranno nemmeno aperta. Potrebbe volerci un tocco più personale, permetti? Ma prego. Grazie. Salve, come va laggiù? Qui bene. Che bella casa avete trovato per me nel South Haven. Ora, non vorrei mai importunarvi, tuttavia mi chiedevo se poteste aiutarmi per risolvere un problema. Qui in casa c'è una persona io con un... Io suggerirei di lasciare andare. Ma non vuoi una risposta? Oh, certo, ma è fisiologico. Si risponde ai messaggi brevi e concisi di internet che non a delle bizzarre, prolisse email. Sei uno psicologo? Sto appunto preparando la tesi di laurea. Sul serio? Sul serio, assistente universitario, sono qui per lavorare alla mia dissertazione.
Cosa fai tu? Studi ancora? Laureata l'anno scorso in economia. E adesso? Sono qui per rivedere una compagna di college e il marito. Ma da sola? Sì, perché no? Insomma, un compagno, un fidanzato. Oh, Frank! Appunto, già. Puoi chiuderlo da qualche parte mentre la mia Mozart cena? Perché non ci metti la tua Mozart da qualche parte? Signorina, la situazione è incresciosa per tutti e due, concorda? Concordo. L'unica soluzione è trattarci a vicenda con dignità e rispetto, concorda? Concordo. Ciò include i rispettivi animali, concorda? Bene. Andiamo, Frank. Muoversi. La ringrazio. Se entro, diciamo, un'ora dall'agenzia non arriva un riscontro, potrebbe essere il caso di cercarti un altro alloggio. Grande idea. Cosa? Io? Ci sarà pure qualche posto che sia in grado di ospitarvi. Un minuto, perché mai dovrei andare via? Qualcuno deve pur farlo. Dove stai andando? A tenerti lontano, Frank. No, non lì! No, Frank! Tranquilla, Mozart. Non vuole farti del male. Lo credo bene. Frank vuole giocare e basta. Mozart, questo non lo sa. Ti dispiace portarlo fuori dalla mia camera? Ma da quando questa è la tua camera? Chi prima arriva, vedi? Il bagaglio. Tu dici, è il mio bagaglio, allora? Non è il bucato. Su, Frank, giochiamo con lo scoiattolino che squittisce. Andiamo, Mozart. Andiamo, Mozart. Micia, è tutto ok? Andiamo. Andiamo, Mozart. Basta. Questo disguido non sembra turbarti eccessivamente. Non c'è niente che possiamo fare adesso. Che sarà, sarà. Che sarà, sarà. Whatever will be, è una canzone. Lo so, grazie. Non usare questi modi con me. Mi dispiace. È solo che io avevo un piano. E questo piano prevedeva pace e quiete per lavorare. Già, proprio gli stessi motivi per cui io ho prenotato questa casa. Per cui io ho prenotato. Bene, tu hai prenotato e anch'io. Perciò cosa si fa? Posso aiutarvi? Salve. Lei... chi è, scusi? Mi chiamo Ellen. Ellen Davis, la proprietaria. Appena ho letto il messaggio sono sobbalzata e sono corsa qui da voi. Probabilmente il computer ha avuto un bug. Beh, per forza, ma il problema rimane. Ho due locatari e una sola casa. E provando altre agenzie? E posso occuparmene io, certo, ma prima di domani non risponderanno. E nessun hotel qui accetta animali, né gatti né cani. Cosa dovremmo fare? Dunque, io farò così. Per prima cosa vi rimborserò una notte. Oh, no, non deve. La ringrazio. È gentile da parte sua. Vi richiamo io domani. Adesso comunque dovete dirmi se siete disposti a condividere questo appartamento per una notte. Aria sicura? Frank è di sopra in camera, dorme profondamente. La colpa non è solo sua. Niente male. Mio padre aveva la D800. Ah. Sei una fotografa? Come? No, no, scattare foto mi diverte. Posso vederle? No, non le faccio mai vedere, sono private. Perché no? Ah, oh, è per me, ho ordinato la pizza. Ah, oh, certo. Ne vuoi? No, grazie. Questo mese mangio crudo. E neanche la tua gattina ne vuole? Oh, certo che no. Mozart segue una dieta speciale. Frank mangia qualunque cosa cada a terra. Allora siamo a posto. Come dici? La differenza tra cani e gatti. Delizia. Delizia.
Ciao! Sorpresa! Oh mio Dio! Sì, sorpresa! Oh, mio Dio! Qui. Ciao! Lo so! Quindi c'è già un ragazzo nell'appartamento? È stato uno sbaglio commesso dall'agenzia, una sciocchezza. Perché non ti fermi qui? Sei tanto dolce, ma ho già pagato quella casa, no? Non mi manderanno via tranquilli, è solo per una notte. E poi c'è Frank a proteggermi, no Frank? Ora, se le signore vogliono scusarmi, ho una stanzetta che non si dipingerà da sola. Mi aspettavo che venissi con David. Insieme formate una bella coppia. Sì, beh, lui ora forma una bella coppia con un'altra. Oh, mi dispiace. No, tranquilla. Colpa mia, perché lui voleva impegnarsi e io non ero ancora pronta. Non mi sento pronta a niente. Che vuoi dire? Ecco, io mi sono laureata da un anno e mi sento smarrita. Invece tu e Kenny avrete un bambino. Hai trovato la tua strada, io abito ancora dai miei e mi occupo della contabilità. E fai un ottimo lavoro. Sì, ma è il loro lavoro, non il mio. Ho il terrore che una mattina, guardandomi allo specchio, vedrò mia madre. Ok, cosa vuoi fare della tua vita? Non lo so. Non ne ho idea. Affatto. Allora, com'è la casa? Oh, è meravigliosa. Vicino al lago, qui riuscirò a lavorare quando se ne andranno. Quando se ne andranno? Spencer, credevo alloggiassi lì da solo. Certo, a breve. L'agenzia ha pasticciato un po' e ha sovrapposto due clienti. Chi è l'altro? Persona anziana e anche rompiscatole col suo cane puzzolente. Vanno via domani? Meglio così, dovrei essere concentrato, Spencer. Mio padre conta su di te e io pure. Lo so, lo farò. Ti manco? Tu mi manchi. Ho tanto da fare, comunque certo che mi manchi. È ovvio, tesoro. Notte, Spencer. Notte, tia. Mo. Che c'è? Non era del tutto falso. Se ne vanno domani, perciò... Sentito cosa ha detto di me, Frank? E di te l'hai sentito? Insomma, occhio non vede e cuore non duole. Oh, le trovate? Sì, grazie. Notte, notte. Notte. Buongiorno, Frank. Dammi un minuto. Che sta succedendo? Buongiorno. Sì, lo è? Adoro allenarmi al mattino. Ah, sì, all'alba? Già, perfetto per gli esercizi. Niente confusione né distrazioni. Uno stato di assoluta calma e meditazione. Un minuto. Tutto tuo. Frappè di cavolo, barbabietole, estratto di betulla e di pino. Ne vuoi un po'? Sto bene così, grazie. La pizza a colazione non è sana.
Ehi, ciao, vuoi abbassare cortesemente? Cosa? La musica è alta, sto lavorando alla tesi. Sto cominciando a trovare ispirazione per le mie fotografie. Ma non puoi usare delle cuffie? Le odio, non sia mai. Credevo che avessimo raggiunto un'intesa. Fin quando non hai definito me il rompiscatole e il mio cane puzzolente. E questo tu? Ah, siamo salvi all'agenzia, meno male. Avranno certamente risolto. Ah, allora non mi starai più appiccicato. Non mi starai appiccicata tu. Pronto? Sì. Ok, sì, ho capito. La ringrazio. A presto. Beh... restiamo appiccicati. Dunque, ritengo più pratico soddisfare i piani alimentari di entrambi pagando metà ciascuno. Piani alimentari? Sì, decidi cosa vuoi a colazione, pranzo e cena e fai la scorta settimanale. Scherzi, io non pianifico niente. Non è difficile, devi fare una scelta e seguirla. Ok, se io martedì decido, non so, domani alette croccanti e mercoledì cambio idea perché voglio pasta al formaggio. Vuoi ordinare quotidianamente pizza? Certo che no, a me piace anche cinese, messicano e thai. Non lo definirei un sano stile di vita. In effetti, ma sì, facciamo provviste. Ok. Ecco. Biscotti, marshmallow e cioccolata, bene. Mangi queste cose. Come dici? Non capisco. Mai visti gli s'more prima d'ora? Ricopri ogni marshmallow di cioccolata, dopodiché... Conosco gli s'more, ti ringrazio. È solo che zucchero ed altri elementi chimici alla larga da me. Ah, da me no. A guardarli sembrano disgustosi. Cosa scrivi? Raccontami un po'. La tesi? Dubito che ti interesserà. Vediamo. Ok. Hai qualche nozione di psicologia? Ho due genitori leggermente oppressivi. Vale? Comunque è la psicobiologia l'argomento. In particolare le emozioni umane. Studi perché qualcuno è felice appena mangia un po' di pizza? Io non direi... ipotizzo che le forti emozioni, dal cuore infranto all'amore, siano pure reazioni chimiche neurocerebrali. Mi sembra di parlare con mio padre. Riduce tutto a una questione di numeri. Non ha tutti i torti. Quando siamo attratti da una persona, vuol dire che la sua neurobiochimica influenza la nostra neurobiochimica. Il risultato lo si chiama amore, fine. Ma sei stato innamorato almeno una volta? In realtà ho una fidanzata, di nome Susan. Oh, sei innamorato di Susan? Siamo fidanzati. Beh, detto così sembra più un esperimento. Siete felici, sei sicuro? Freddo qui fuori. Vuoi una coperta? Sì, grazie. S'more, eh? Vuoi assaggiare? Te l'ho già detto, niente zucchero. Prometto di non dirlo a nessuno. Ok. Sai che c'è? È davvero molto buono. Hai mai fatto un falò da bambino? Se non ricordo male, era vietato dove abitavamo. Io e i miei ogni estate andavamo in campeggio una settimana. Era il periodo più divertente dell'anno. Per la verità, l'unico periodo divertente dell'anno. Era così male? Insomma, loro sono entrambi contabili. Fanno tutto come da manuale. E tu invece no? Non mi fraintendere, gli voglio bene.
Ma? Ma non voglio diventare così. Non si può evitare, secondo alcune persone, quindi... Grazie, mi sento molto meglio adesso. Ho detto alcune persone. Simpatico. Io credo che sia un po' come navigare. La famiglia ti dà la barca, la zattera, lo yacht, ma... dipende da te dove indirizzarla. Ma se non sai dove vuoi andare? Secondo me molte persone in fondo lo sanno. Solo che non lo ammettono. Scusami per quella frase sul rapporto con la tua fidanzata. Era una cattiveria. Le mie scuse. Le accetto con piacere. Il fatto è che... potrebbe essere vero. I tuoi fanno tutto come da manuale? I miei, invece, non l'hanno mai letto. La scelta dei miei studi sarà dettata dai quesiti che io avrei tanto desiderato rivolgere a loro. Beh, niente falò, ma almeno conosci dei brani da falò? Tipo quale? Tipo rema, rema, rema. Certo, rema, rema, rema. E sai cantare in modalità falò? Cioè, in che senso? Ritornello. Io attacco e poi tu segui, io attacco. Rema, 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 in bocca. Adagio, lato, no, 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 è... Tu ascolta me, parto io e poi tu, ok? Ok. Rema, 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 in bocca, adagio, la tua via. No, no, allora, la canto prima io, tu ascolti e poi okay, mi segui, okay. D'accordo? Rema, 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 in bocca... Ma tu avevi detto non importa, che... no, fermati, ok? Ora canto io. Rema, 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 in bocca, adagio, la tua via. Prendila, 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 sempre in allegria. Più o meno. È un incubo organizzare questo baby shower. Non ci staranno mai tutte queste persone a casa. Sono tanto felice per voi due. Tu l'avresti detto, Rose, la selvaggia. Già, io e lui abbiamo fatto un passo alla volta. Kenny ha trovato lavoro. Abbiamo comprato casa. È tutto sincronizzato. Non sei la stessa Rose con cui andavo al college. Non pianificavamo niente. Già, navigare a vista alla lunga mi ha stancata. Ma la nostra canzone del cuore, che sarà, sarà. È che ho realizzato quello che volevo. Sapessi farlo io. Invece non so dove mollare l'ancora, non c'è approdo. Se navighi con la persona giusta, non hai voglia di attraccare, tutt'altro. Hai voglia di salpare per il viaggio della tua vita. Oh, i palloncini, me li ero dimenticati. Oh. Ciao, Susan. Spencer, dov'eri finito? Ah, in veranda a prendere un po' d'aria. Attento, ci sono i pollini in questo periodo. Ah, ma certo. Quell'uomo è ancora lì. Eh?
L'uomo col cane, l'anziano. Oh, sì, via, addio, non c'è anima viva. Tranne me. Mi rende felice. Non devi avere alcuna distrazione. No, certamente. Come procede? Mm? Come procede il tuo saggio? Oh, sì, bene, certo, sai, va come un treno. Sono impaziente di leggerlo. Tu vuoi farmelo leggere prima di presentarlo, vero? Ovvio, assolutamente sì. Bene. Mm-hmm. Sì. Niente brutte figure con i membri di facoltà? No, certo che no, sarebbe deplorevole. Tu sei... Cosa? Sei felice con me? Non capisco. Sì, insomma, tu sei felice con me. Ora basta, sciocchezze, Spencer. Devo andare, ho quella raccolta fondi. Ti telefono dopo. Ok, ti ha... Mo... Non puoi guardarmi così. Non c'è nessuna ragione di dirlo a Susan. E non faccio nulla di male. Roba mia. Una galleria d'arte. Sì, e un altro paio di posti nel South Haven. Mio marito era davvero un ottimo investitore, ma adorava la galleria, perciò la tengo in piedi finché posso. Dunque, sono mortificata per tutta questa situazione. Cosa farete? Avete deciso? Non c'è niente di disponibile in città, perciò... Oh, restate. È una grande notizia. E se la cosa può interessarvi, intendo rimborsare metà dell'importo a tutti e due. Ah, grazie. È il minimo che possa fare. Una fotografa? Io... no, no, faccio degli scatti e basta. Tu scegli il formato, tu scegli le lenti, tu sei una fotografa. Posso? Oh, no, non le mostro a nessuno, sono private. Niente affatto, non qui dentro. L'arte tra queste mura è al sicuro, è un luogo sacro. Ok. Ti ringrazio. Mm-hmm. Un po' Adams, un po' Imogen Cunningham. Non fotografi mai delle persone? No, sarebbe troppo imbarazzante. La trovo una cosa così personale. È un nonsense. Il miglior soggetto è di gran lunga il viso umano. Tu hai occhio, sai? Davvero? Mm-hmm. Io e mio marito amavamo incoraggiare giovani artisti, un compito che cerco di assolvere, ma al giorno d'oggi non è facile. Ehi, potresti essermi d'aiuto? Come, scusami? Qui alla galleria c'è tanto che puoi fare l'ora. Cataloghi, organizzazione... E intanto io ti insegnerò tutto quello che... magari con te studierò i grandi fotografi anch'io. Arbus, Cartier-Bresson... Un minimo di Andy Warhol per divertimento. Resto qui due settimane soltanto e... Allora siamo d'accordo. La mostra del South Haven si terrà tra due settimane. C'è uno spettacolo da organizzare e mi servi aiuto. Posso rifletterci? È ovvio. Hai un gran talento, Laura. È un peccato sprecarlo così. No, Frank! Ah, credevo stesse per aggredire Mozart. Bene, ho messo a punto una soluzione intanto. Una soluzione? Ah, leggi qua.
Accordo di convivenza civile, vediamo. Non abbiamo altra via d'uscita, perciò regole base, no? Musica alta permessa nelle aree comuni dell'immobile tra le 7 del mattino e le 9 di sera. La soglia sonora è di 60 decibel, non oltre. Ma tu hai un volume impostato su 88. Per l'accesso degli animali in spazi condivisi, le attività feline avranno luogo nelle ore pari. Le attività canine avranno luogo nelle ore dispari. È il modo migliore, non pensi anche tu? Quotidianamente è permesso monopolizzare il bagno per un massimo di 3 volte. Limite 20 minuti per sessione. Poi... Asciugamani 2 al massimo. No? Già! E per facilitare le cose... Tu lato sinistro, io lato destro. Allora, che ne dici? Tempo! Ciao. Scrive un regolamento e pretende anche che tu lo segua? Sì, asciugamani 2 al giorno. Non lo puoi mandare via? No, lui ha diritto tanto quanto me di occupare la casa. Beh, in tal caso puoi restare in questa casa finché vuoi. Grazie. Grazie davvero, ragazzi. Ora filati a letto, non voglio che facciate nient'altro, per favore, a letto. Buonanotte. Notte, grazie ancora. Vieni qui, Frank. Calmo, seduto, 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 seduto. Sì, va meglio così, Va meglio così, Mozart. Un'oasi di pace e quiete. Ora butto giù un po' di idee per la tesi, una valanga. Ho un sacco di lavoro da fare. Un sacco di lavoro. Che c'è? Che c'entro io? Se n'è andata, è stata una sua decisione. Poi è deleteria una persona così, se devi lavorare. Una che ti gira per casa, capelli biondi, bellissimo viso. Ora va meglio, Frank. Noi due soli. Nessuno che insiste per metterci la sordina. Sorseggiando quelle schifezze frullate da salutista. Svegliandosi all'alba saltando come un grillo e facendo esercizi per gli addominali. Quegli addominali così...
colpiti. Sì, beh. Notte, Frank. Lì non stai bene. Dovresti spostarti su. No, no, ok. No, Frank, non è... non così. Oh. Frank, senti, no. Frank, non... andiamo. Eccomi, eccomi, pronta. Ela. Salve. Suppongo tu sia Laura, vero? Grande. Beh, io Tyler, amico di Kenny. Qui per colazione. Accomodati, Tyler. Ha un'altezza tra le più folli che si siano mai viste. Guarda. È impressionante. Oh, sì. Togliere il fiato. Ehi, non è carino? Sì, credo. Tu credi? Per favore, Laura, è adorabile. Potresti uscirci una volta. Gli appuntamenti non mi interessano affatto adesso. Vuoi che il ricordo di David si metta tra te e la felicità? Quello lì è la felicità, secondo te? Non lo so. Ma non lo sai neanche tu. Concediti una chance. Dov'è la Laura di un tempo? Che sarà, sarà. Allora, so che hai un maniaco dei gatti in casa. No, non è un pazzo, è soltanto fissato. Detesta la musica alta e non le permette di usare la doccia quanto vuole. Oh, lo dovresti silurare. Non è così facile, ha un contratto. Beh, però puoi indurlo a mollare. Tu che cosa suggerisci? Beh, pensa alle cose che lui non sopporta e falle tutte. Esagera. Laura, e se facessi da te il baby shower? Ok. Sì. You don't seem to be concerned. I build up this kingdom just to break down my own wall. Ehi, tesoro. Spencer, stai bene? Sì, faccio una corsa. Una palestra in quel paesino? No, corsa sulla spiaggia. Fuori? Sì, vedessi che posto, è davvero stupendo. Spencer, ho il sospetto che tu non stia concludendo nulla. Questo non è vero, e infatti mi manca pochissimo per finire. Lo spero. Niente potrà impedirmi di portare a termine la mia tesi, è fatta, amore mio. Oh, mio Dio, è adorabile, ti ringrazio. No, Susan, perdonami, ti richiamo dopo. Signore, scusatemi. Questo qui? Ehi là, scusatemi. Rose, non hai detto che c'era pure l'intrattenimento? Ah, sei tornato presto. Sembra di sì. Scusatemi per... Mi puoi concedere solo un minuto? Certo. Grazie. Non dormivi dai tuoi amici? Non ha funzionato, allora eccomi qua. Lo vedo, sì. Che cosa succede? È un baby shower. Ah, qui dentro, perché? Era l'unica casa grande abbastanza. E non pensi di avvisarmi, perché? È perché tu sei impegnato, non volevo disturbarti. Sei così fissato. Ah. Sei così fissato, ma sentitela. Oh. No, Mozart. No, 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 Frank! Ovvio. No, no, Mozart, vieni qui! Vicia, 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 Mozart! Piccola, vieni qui da... Mozart! Lì, Vicia! Lì, Vicia, andiamo! Ferma, no, lì no! No, gli appunti no! No! Frank, Frank, Frank! No, attento! Ops. Ciao, vi ringrazio. Che divertimento. Grazie. Fare complimenti. Ciao, a me fa piacere. A presto. Ciao.
Ciao. Ma nemmeno per idea, mi ha distratto. Non avevi detto che era così carino? A presto, Rose. Spencer, scusa, mi sono desolata. Tutto ok. Solo un vecchio vinile. C'è niente che io possa fare? Hai già fatto abbastanza. No, io non volevo che succedesse questo. Certo, lo so, Laura. Non sei capace di una tale bassezza. Ci siamo illusi di potercela fare. Guarda qua. No, è sufficiente tenere Frank e Mozart separati. Non è più un mio problema, perché ora me ne vado portando il mio gatto con me. Ehi, Mozart, micia micia. Cosa? Vieni. Andiamo, non è necessario andare via. Mozart! Mozart! Dai, muoviti! Possiamo far funzionare la cosa! Ma quale cosa? Tu odi pianificare, io odio le sorprese, non siamo ben assortiti. Non c'è un altro posto a South Haven, questo lo sai già. Dove andrai allora? Quanto più lontano possibile da questa stupida casa. Mozart, palla di pelo, dove sei? Credo di sapere dov'è. Non ci credo. Almeno loro vanno d'accordo. Quella torta è finita proprio ovunque. Povera signora Woods, anche la champagne. La scorsa notte senza di te c'era una gran quiete. Scommetto che eri felice. No, in realtà non lo ero. Lo so, è sbagliato. Non dovevo sentirmi così, ma mi sei mancata tanto. Mi sei mancato anche tu. Vuoi davvero andartene? Allora... Vado io. Che c'è? Salve! Ci deve essere uno sbaglio. Io non ho ordinato nessuna pizza. Io sì. Tieni pure il resto. Grazie. Tu ordini pizza? Non è il mese del crudo. Beh, potrebbe essere tempo di introdurre qualche cambiamento. Vuoi cenare con me? A una condizione. 3 asciugamani al giorno invece di 2. Ok. 3 al giorno. Ecco alcune delle sequenze cronologiche degli scatti effettuati in una giornata. Raccontano la storia di un fiore dal sorgere al calar del sole. Scusatemi. Si figuri. Laura! Che gioia averti qui. Come va con la casa? Tutto liscio? La trovo stupenda. E Spencer? Ah, lui l'adora, ma avrei una cosa da chiedere. Sì? Offerta ancora valida. Ed ecco la sala, nuovi artisti. Ogni anno dedico questo spazio a un fotografo emergente con una vena artistica, una giovane promessa. E tu, Laura? Adesso dipingi. Ad esempio, ecco, questo è stato uno dei primi che ho comprato. Lo adoro. E quest'altro non manda invisibilità. Amo da sempre questo artista. Sei sempre il solito. Ah, sì.
Cosa c'è? Ansel Adams partì dalle sensazioni che voleva trasmettere e scelse un soggetto che... Oh, continua, è coinvolgente l'entusiasmo con cui ne parli. Perché non lo fai di mestiere? Scherzi, i miei mi uccideranno. Scusa, io non volevo. Ops. Credo che non si dipingerà da sola. Soggetto umano. Gran lavoro. Un gran bel lavoro. Già lo adoro. Grazie. Oh no. Grazie. Devo testarlo adesso. Testalo. Testiamolo. Wow, questo è perfetto. Cos'è? Non ci credo, mi hai preso il giradischi. Lo senti? Non solo la musica, anche il cuore, il battito. Spencer, non è... Sì? Sì. Ok. Laura? C'è nessuno? È andata a pranzo alla caffetteria oggi e se lo meritava, non ha fatto altro che lavorare. Oh, grandioso, grazie. E va tutto bene a casa, mi auguro. Sì, certo, tutto è perfetto. Ho fatto uno sbaglio imperdonabile, mi dispiace. Scherzerà, spero. È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Oh! Ehi! Ciao! Scusami, ti disturbo? No, no, certo che no. Qualcosa non va. Affatto, va tutto quanto a meraviglia. Ho finito
La tesi sulla chimica dell'amore. Cosa? Spencer, è fantastico, congratulazioni. Grazie, tuttavia non l'avrei finita senza il tuo aiuto. Sei quindi... molto gentile. Sì, dovresti offrirmi dello champagne adesso. Ok, lo faccio, sì. Ehi, lo faccio. Laura, vero? Ehi. Ti ho vista dal patio, ero sicuro che fossi tu. Non ricordi? Tyler, amico di Kenny e Rose. Tyler? Spencer, è un piacere. E il maniaco alla fine lo hai sfrattato dalla tana? Maniaco dei gatti? Sì, ha poi funzionato il baby shower. Sono lieta di averti rivisto. Già, e prima o poi io e te una bella bevuta. In gamba, Sandy. Te lo assicuro, non è come... Parliamone, Spencer. Oh, santo cielo. Spencer! 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 Spencer, aspetta! Ah sì, il baby shower ha funzionato. L'hai fatto deliberatamente, ma perché? Perché... Mi odiavi talmente tanto? No, credevo che tu odiassi me. Io ti odiavo. No, certo che no. Non ti odiavo, anche se ho provato a convincermi del contrario. Perché? Volevo evitare questo. Spencer, non è il caso di... Ti prego, perdonami. Frank, sorpresina. Tieni. Spencer? Ci sei, Spencer? Freddo qui fuori. Vuoi una coperta? Sì, grazie. Fatto da te sembrava più facile. Non sono nemmeno capace di reggere il legnetto. È questione di pratica. È assurdo che tu non l'abbia mai fatto con i tuoi genitori. Te l'ho detto, per mia sfortuna non agivano come da manuale. Sarà la ragione per cui sono così. Non sei così male. Tutt'altro. I miei genitori erano sempre in viaggio. Per lavoro, corpi di pace. Non riuscivamo a vederci molto spesso. Però, sai, li ricordo sempre allegri. A scherzare, a divertirsi. Probabilmente amavano molto quella vita. Altro che... Ero appena dodicenne. Mia madre si ammalò, era grave. Peggiorò rapidamente e alla fine... Lei se ne andò. Mi dispiace. Fu come spegnere una luce nel cuore di mio padre. Lo vidi sfiorire nel corso degli anni finché... non andò via anche lui. Spencer... I medici dicevano cuore malato, ma... io dico che era spezzato. E quindi hai scritto questo? La chimica dell'amore? Sì. Credevo che trovando... fondamento biologico in grado di spiegare cose come amore, lutto. Si potesse prevenirli? Sì. Poi arrivi tu. E così mi accorgo che non si tratta di reazioni chimiche, non soltanto. C'è moltissimo di più.
ed è tutto quanto reale. Oh, grandioso. Davvero grandioso. Scusa, ho preso troppi marshmallow. Non pensavo ai marshmallow, Spencer. Odio ogni tipo di impegno, ok? Scappo via ogni volta che una storia diventa troppo seria. E sai perché? Perché? I miei genitori. Sono divorziati? No, scherzi, sposati da 30 anni. Scusa, ho difficoltà... Hai idea di cosa significhi tutto questo per me? Sì, diventare proprio come no. loro. No! Non è il diventare come loro che mi frena. È l'idea che non sarò mai in grado di esserlo. Ho paura anche di tentare. Fino ad ora. Laura... Tu sei impegnato. Tu hai una fidanzata. E non sarò certamente io a mettermi tra te e Susan. Non voglio. Notte. Innamorarsi di chi ha una fidanzata. Cosa? Sì, un enorme sbaglio. Lo ammetto, ok? Resti lì a giudicarmi tutta la notte? Ti va del tonno? Sì, ora puoi giudicarmi. Eccomi, va bene, va bene, va bene. Stai dormendo? Chi è tardi arriva. Gli addii sono... Gli addii sono... Sono spiacevoli. Cioè, non sono... Non sono per niente facili e... Io non amo gli addii, ma voglio dirti che io ricorderò per sempre i giorni passati in questa casa insieme a te e... E voglio dirti che tu hai cambiato la mia vita. Voglio dirti che... Non voglio perderti. Non vuoi perdere chi? Susan. Ciao! Susan! ho suonato il campanello, non sentivi? Allora, a chi ti rivolgevi? No, parlavo a me stesso, lavoro alla presentazione. Che bello vederti, a cosa devo questa sorpresa? Ieri sera ho telefonato, non hai letto il mio messaggio? No, scusa, io dormivo probabilmente. Questo spiega come mai non ti ho trovato alla stazione. Due giorni senza tue notizie, ero un po' in pensiero, quindi... Ho pensato faccio un salto. Qui procede tutto a gonfie vele. Io l'ho finita. Oh, che notizia magnifica! Bravo, Spencer. Significa che potremmo passare più tempo insieme qui. Questo posto è incantevole. Alt, dove vai? A dare un'occhiata in giro, tutto ok? Certo, ovvio, sì. È che c'è un po' di confusione. Ah, non preoccuparti per questo.
Wow, Spencer, sono molto sorpresa che ti piaccia. Non è il tuo stile. Per niente. Stai. Stai pure seduta qui e rilassati. Vado a prenderti Mozart. Le sei mancata tanto. Ok. Laura! Laura, dove diavolo? Laura! Non ci credo. Ciao, Mozart. Spencer è qui sotto! Ho il vago sentore che papà sia stato davvero molto, molto birichino. Pizza, Spencer, davvero? Ciao. Chi saresti tu? Laura! Laura, non devi assolutamente uscire dal bagno! Non devi uscire dal bagno! Spencer? C'è un cane in casa. Ah, sì, quello. Cosa succede? Di chi è? È tutto tuo! È una storia buffa, in realtà è... Mi dispiace, ho cercato di spiegarle il problema delle... È colpa mia. Dovevo dirlo subito e... Perché non l'hai fatto? Non lo so, è... È una cosa che probabilmente preferivo ignorare. Comunque... Queste due settimane sono da ricordare. Sai cos'altro è da ricordare? Tu. Andiamo, Frank. Diciamogli addio. Per favore, prenditene cura per me. Ok, pronti a partire. Ehi, non ho mangiato niente. Prendo al volo una... Pizza, dici sul serio? Sì, sono affamato. Frank! Anche essere giusta, però io non so.
Modo, passeggiata finita e stiamo tornando allo chalet quando ci si rende conto di aver lasciato Bobby in cima alla collina. Che sagoma quel tipo. Tyler, vorrei farti una domanda. Spara. Come ti vedi tra 5 anni? Io? Sì. Ma non saprei nemmeno tra 5 settimane. Però mi vedo tra 5 minuti a bere un altro drink. E saluta. Butta giù. Prendiamo ancora un paio di minuti. Sì! Spencer, di là ti attendono. Dov'eri, tesoro? Qui, con te. Tutto a posto, stavo controllando che nelle sale... No, già controllato. Adesso fammi un favore, va all'ingresso, dietro al bancone e aggiungi un bel po' di bicchieri da champagne e quelli di plastica. Ti ringrazio. Caso di iniziare prima, comincia a formarsi una piccola folla. Alan, questo cosa significa? Avevo dimenticato dove erano. Il mio questionario e quello di Spencer messi insieme con un fermafogli. Qui dentro ci sono tantissimi questionari, tutti messi allo stesso modo. A che scopo, però? Io e mio marito adoravamo quella casa. Quando lui morì, non sopportavo l'idea di stare lì da sola. Ma gli ho promesso che sarebbe stato sempre e comunque un nido d'amore. L'hai fatto di proposito. Mm-hmm. Doppia prenotazione per far mettere insieme le persone. Ecco perché il questionario così approfondito. Formare le coppie. Mm-hmm. Un tantino subdolo, sì, ma subdolo no. Fino ad ora ha funzionato. E fino ad ora? La primavera non è ancora finita. Buongiorno a tutti. Professori, membri di facoltà e illustri convenuti. La chimica dell'amore.
una tesi su psicobiologia ed emozioni di Spencer Hopkins. Immenso piacere, grazie. Una dichiarazione d'artista non verbale, non solo nell'uso di luce ed ombra, anche nella profondità dell'inquadratura. Mi sembra che sia un successo, non sei d'accordo? Direi di sì. Ma la sala nuovi artisti, tutti vogliono sapere chi è l'emergente. Beh, credo che sia ora. Mi dai una mano? Vi chiedo qualche secondo di attenzione, prego. Salve a tutti e benvenuti alla mostra del South Haven, qui alla Davis Gallery. Ogni anno io, quando allestisco la mostra, devo scegliere un nuovo fotografo, un emergente con una visuale nuova e un'originalità che lo renda unico. A volte è un occhio forestiero a consentirci di vedere la nostra città sotto una luce nuova ed è ciò che mi è stato regalato. E adesso, signori, ho il grande piacere di mostrare a tutti voi, nella sala Nuovi Artisti, il fotografo che ho scelto quest'anno. Laura Ailey. Sorpresa? È incredibile! Grazie! Le mie fotografie in una mostra! E al pubblico interessano, sembra! È ovvio che sia così, tesoro. Hai occhio? Non so come ringraziarti, davvero. Beh, cosa ne diresti di restare con me? Il tuo talento sarebbe utile qui. Abitare nel South Haven? Mm-hmm. Sto progettando di fondare una scuola per artisti. Certo, piccola all'inizio, poche classi, ma queste cose una volta cominciate... Io non lo so. Mi rendo conto, ti sembra un impegno troppo opprimente. Tuttavia, riflettici, ok? Ok. Che sorpresa! Oh, ciao! Siamo così orgogliosi di te! Vi ringrazio. Sono un po' frastornata. Perciò, adesso? Adesso mi preparo a dire ai miei che so cosa voglio fare nella mia vita. Con un bel vi voglio un mondo di bene. E infine però vado via. Davvero pensi di farlo? Sì, si arrabbieranno. E probabilmente sbraiteranno, ma è il momento di farlo. Preparati in fretta. Ci siamo già, guarda. Mamma! Papà! Ciao! Voi che ci fate qui? Ci ha telefonato una signora avvisandoci che avresti tenuto una mostra fotografica nella sua galleria. La prima mostra di nostra figlia, non potevamo mancare. Dai! Allora, cosa ne dite? Beh, è meraviglioso, cara. Chi se l'immaginava? Fa bene che lo fai sin da quando eri piccola, ma non credevo. Grazie, a tutti e due. Ma c'è una notizia importante. Oh, un secondo tesoro, in realtà ne avremo una anche noi. Ed? La nostra piccola attività l'abbiamo venduta. Cosa? Finalmente ci concederemo qualche viaggio e vedremo un po' di mondo. Abbiamo messo da parte un po' di soldi per te, ma a quanto pare ci sembra che tu abbia trovato una strada tutta tua. Wow! Cosa ci volevi dire? Frank! Indovina? Adesso sono una fotografa. Fotografa di vita vissuta. Forza, andiamo a festeggiare. C'è nessuno? C'è qualcuno qui? Ho prenotato io questa casa. Allora deve esserci stato un disguido. Non sei a discutere la tesi, non era oggi pomeriggio. Infatti, e non è andata affatto benissimo. Cosa? Perché mai? A loro avviso non credevo nemmeno io a ciò che dicevo. Perciò, come potevo mai convincere loro? Cosa vuoi fare adesso? Ricominciare. Sai dirmi se qui intorno c'è un posto adatto? Dimmi di Susan. Susan.
Stavo preparando gli s'more quando le sue tende hanno preso fuoco. Scherzi? Sì, la verità è... è che io sono... innamorato di te, Laura. Non c'è altro posto in cui vorrei trovarmi. Beh, probabilmente dovremmo stabilire delle regole di convivenza, sarà meglio. Ok. Regola numero uno. Ela! Permesso? Hai dimenticato la macchina fotografica alla galleria, cara. Dovresti fare molta più attenzione. Grazie. Spencer, sei tornato come avevo previsto. Previsto? La luce è assolutamente perfetta a quest'ora. In marcia, scattare. Coraggio. Ne verrà fuori un quadretto coi fiocchi.